La colorazione di Gram è una colorazione differenziale che permette di distinguere i batteri in gram positivi e gram negativi a seconda della parete. Infatti, i gram positivi hanno una parete composta da circa 20 strati di peptido glicano, mentre i gram negativi hanno una parete composta da un solo strato di peptido glicano. Possiamo partire da un campione biologico, ad esempio latte, oppure direttamente da una colonia batterica. Partiamo dal latte. Sterilizziamo il vetrino alla fiamma e lo poniamo davanti a noi. Teniamo la provetta con la mano sinistra e l'ansa con la destra, ovviamente il contrario per i mancini. Con il mignolo della mano destra apriamo la provetta e passiamo il bordo della provetta sul Bunsen. Prendiamo un'ansata di campione e la stendiamo sul vetrino creando un cerchio. Fissiamo l'impronta alla fiamma. Se invece partiamo da una colonia batterica, procediamo in questo modo. Sterilizziamo il vetrino alla fiamma e lo poniamo davanti a noi. Mettiamo la piastra col tappo verso il basso alla nostra sinistra. Teniamo con la mano sinistra una provetta di soluzione fisiologica sterile e con la destra l'ansa. Sterilizziamo l'ansa alla fiamma, prendiamo un'ansata di soluzione fisiologica e la poniamo sul vetrino. Sterilizziamo nuovamente l'ansa alla fiamma e la raffreddiamo su una parte di terreno in cui non sono presenti colonie. Quindi tocchiamo con l'ansa una singola colonia e stendiamo sulla goccia di fisiologica. Fissiamo l'impronta alla fiamma. Poniamo i vetrini sul portavetrini e li copriamo con il violetto di genziana. Aspettiamo almeno 20 secondi. In questo periodo il colorante entrerà in tutti i batteri che saranno quindi tutti colorati di viola. Terminati 20 secondi, sgrondiamo il colorante nella vaschetta con la segatura. Riponiamo i vetrini sul portavetrini, li copriamo con la soluzione di Lugol e lasciamo agire per circa 15 secondi. In questo tempo il Lugol eserciterà un'azione coercitiva sugli strati di peptido glicano. Quindi eliminiamo la soluzione di Lugol nella vaschetta e copriamo i vetrini con abbondante soluzione decolorante, composta da alcol etilico e acetone. Lasciamo agire sino a quando non viene più rilasciato colorante. Il decolorante riuscirà ad entrare nei batteri gram negativi per la scartazione del Lugol sul singolo strato di peptido glicano, che quindi diventeranno incolori, mentre non riuscirà ad entrare nelle cellule gram positive per l'azione coercitiva esercitata dal Lugol sui 20 strati di peptido glicano. Quindi laviamo i vetrini con acqua di fonte. Riposizioniamo i vetrini sul portavetrini, copriamo con fucsina di Zill-Nielsen diluita e lasciamo agire per almeno 15 secondi, durante i quali la fucsina diluita colorerà di rosa i batteri gram negativi.
Laviamo i vetrini con acqua di fonte. E asciughiamo con carta bibula o assorbente, esercitando una leggera pressione sul vetrino senza strofinare. Poniamo una goccia di olio di cedro su ogni impronta e osserviamo al microscopio utilizzando un ingrandimento 100x in immersione.